Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti all'episodio numero 54 di Mio Podcasting stagione 5. In questa puntata ci chiederemo quale lezione apprendere per il XXI secolo dalle batoste prese da Supermarina nella Seconda Guerra Mondiale. Il link in descrizione di questo podcast vi riporta alla mia bloggata. È noto a tutti che durante la Seconda Guerra Mondiale l'Italia perse la guerra. Le guerre si perdono quando si perdono troppe battaglie. Supermarina prese numerose legnate memorabili durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questa brevemente si ricordano nel giugno 1940 la mancata invasione di Malta, un'opportunità strategica per dividere in due le forze britanniche che erano nel Mediterraneo, ma invece questa opportunità non fu colta nonostante gli inglesi da Malta si fossero ritirati ritenendola una posizione non difendibile. L'11 novembre del 1940 Supermarina subì l'attacco aereo britannico a Taranto. Uno sparuto gruppo di biplani Swordfish e biposto monomotore fatti di tela e legno armati di siluri affossarono tre navi da battaglia ed un incrociatore italiano. Gli inglesi, nel coraggioso colpo di mano che sfruttò l'imbecillità italica, persero solo un aereo. Il 28 marzo del 1941 si ricorda la battaglia sanguinosa di Matapan. La Regia Marina Militare Italiana, priva di radar e portaerei, non abituata ai combattimenti notturni, con pezzi d'artiglieria poco precisi, fece una massiccia sortita nel Mediterraneo per colpire il naviglio britannico. Le intenzioni italiane però erano state originariamente scoperte già da Ultra. La dinamica però della battaglia di Matapan si risolse in una catastrofe. Tre incrociatori pesanti, due cacciatorpediniere affondati in una corazzata danneggiata, 2.331 morti e 1.163 prigionieri. Il 9 di settembre del 1943 si ricorda l'affondamento della corazzata Roma. Il giorno dell'armistizio la flotta della Regia Marina Militare Italiana salpò per la Sardegna, costeggiando la Corsica da ovest. Entrò però nel raggio della Luftwaffe, la quale per la prima volta impiegò le varie bombe Fritz X, bombe teleguidate, praticamente le nonne del munizionamento intelligente, che con poche bombe la Luftwaffe affondò la corazzata Roma, che esplose uccidendo 1.352 marinai, tra cui l'alto comando di Supermarina. Quale lezione apprendere per il XXI secolo? I politici italiani sono ladri stupidi, questo non è una novità, l'ideologia li rende ciechi, hanno già bruciato tutte le soluzioni proattive degli ultimi decenni, perché non hanno voluto preparare l'Italia per affrontare le minacce presenti nel XXI secolo. Al contrario, la gioia del martirio è ciò che i politici italiani e questa Chiesa Cattolica hanno pianificato per il futuro del popolo italiano. I politici italiani e la Chiesa Cattolica si sono adoperati animosamente per implementare la gioia del martirio del popolo italiano. La gioia del martirio del popolo italiano è un dono supremo offerto a Dio con cui lenire le piaghe degli africani piegati da sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico. Tutti i link in relazione a queste opinioni relative al contesto del XXI secolo li trovate nella bloggata, oltre a vari commenti su
l'inadeguatezza dei processi di riammodernamento delle forze armate italiane, che non vi sto a elencare, ma se siete interessati li potete andare a darci una sbirciata. Io in questa breve racconto di podcast vi voglio sintetizzare un racconto distopico, poco fanta e molto plausibile, di una crisi mediterranea lungo l'inviluppo delle guerre del clima. Anche qui, sugli inviluppi delle guerre climatiche, in descrizione di questo file podcast trovate il link. Immaginiamo una crescente migrazione della fascia subsahariana che inizia a creare problemi di confine con Egitto e Sudan. All'inizio sudanesi ed egiziani hanno aperto qualche campo profughi nel deserto, poi li hanno chiusi facendo respingimenti assistiti via terra. Scoppieranno ovviamente tafferugli, tumulti, scontri armati tra i popoli subsahariani in migrazione verso nord ed Egitto e Sudan. ONG e Chiesa Cattolica mandano volontari per proteggere ed assistere i migranti con ponti umanitari. L'Egitto però arresta gli operatori ONG quanto i volontari di Chiesa Cattolica. Non c'è posto in Europa ed in Egitto per 1,2 miliardi di subsahariani. Inoltre, assecondando la migrazione, passerà il messaggio in Africa che tutti i problemi demografici di sovrappopolazione in Africa saranno risolti semplicemente migrando in Egitto, in Sudan ed in Europa, e questo occasiona guerre. La maggioranza cattocomunista, in Italia inizia una campagna di stampa mondiale contro l'Egitto per violazione di diritti umani e per violenze e dittature. L'Egitto si incazza ed impedisce all'ENI di portare in Italia il 25% del giacimento di metano egiziano scoperto nel Mediterraneo. Nel frattempo gli scontri armati con i subsahariani e gli egiziani e i sudanesi si fanno sempre più violenti. Alla fine il flusso migratorio si sposta sulla Libia, la quale crolla in poche settimane. Il nord-est Africa soccombe dopo 15 giorni di battaglia ad un'invasione subsahariana nell'area di Tunisia e Libia. Dilaga quindi l'invasione di 1,2 miliardi di persone mentre si consuma un contestuale regime changing. Salgono ai vertici nuovi leader politici provenienti dalla fascia subsahariana che comandano circa 1 miliardo di sopravvissuti. Buona parte delle società tribali libiche si adattano alla nuova situazione imposta dai nuovi venuti per non soccombere. L'Europa, spaventata dalla rapida e violenta guerra in Nord Africa, non è intervenuta in sostegno dei resistenti locali, tunisini ed un po' di libici. In Italia i cattocomunisti hanno surgelato la posizione interventista della destra in favore di un ripudio della guerra, per alimentare una posizione umanitaria, spedendo aiuti umanitari i cui stanziamenti sono e non saranno sufficienti per 1 miliardo di persone in un contesto mondiale piagato da sovrappopolazione e danni dal cambiamento climatico. La missione umanitaria ONG è attaccata dai falangisti cartaginesi. Gli operatori umanitari e volontari cattocomunisti sono rapidamente segregati come ostaggi. Si chiede al governo italiano, come pegno del rilascio di queste persone, delle ONG e degli operatori umanitari, di oltre 400 miliardi di petrol dollari libici depositati in Unicredit. Enorme montagna di denaro deve essere spostata in valuta diversa dall'euro e devono essere giacere in banche dell'alleanza sumerico-gengiscana-rachistana, lasciando le banche italiane di Unicredit. Il governo italiano proibisce lo spostamento del denaro alla nuova Libia, che è invasa e controllata in un qualche modo dall'impero sumerico-gengiscano-rachistano. Per reazione sulla Libia e in Tunisia il Green String viene occupato e il gasdotto chiuso. Non mancano altri compratori di petrolio e gas nel mondo. La nuova Libia quindi vende il proprio greggio e gas ai paesi dell'area sumerico-gengiscana-rachistana. L'Egitto però proibisce alle petroliere dell'alleanza sumerico-gengiscana-rachistana il passaggio da Suez. La Gran Bretagna e il Marocco fanno altrettanto da Gibilterra.
Egitto, Marocco, Algeria e Francia però non vogliono mettere truppe on the ground per liberare la Libia, non sapendo che cosa fare di circa un miliardo di persone accatastate in Libia e Tunisia. Si preferisce una postura difensiva per risparmiare mezzi e uomini, ingaggiando all'occorrenza, se necessario, con scontri tattici nel deserto per interdire l'invasione via terra delle nazioni prospicienti. Il governo italiano cerca così di negoziare con i libici e i nuovi tunisini e i nuovi libici, sperando quindi di essere in una posizione di forza per riavere in uso il Green Stream. Ma dall'area libica si chiede la migrazione per 96 milioni di africani all'anno per poter riavere il petrolio libico e l'uso del Green Stream. L'area si rifiuta, iniziano a salpare dalle coste del nord-est africano centinaia di migliaia di motobarchini cartaginesi equipaggiati con falangisti cartaginesi armati di armi leggere. Chiesa cattolica e cattocomunisti benedicono questa azione, spargendo propaganda e disinformazione dai propri media, scaricando la responsabilità sull'Europa che non accoglie e non aiuta l'Italia. Ora sorge la necessità militare in Italia di distruggere le raffinerie del petrolio in Libia, ad esempio per evitare che dalla Libia possa essere prodotto il carburante per alimentare le migliaia di sciami cartaginesi salpanti verso la penisola italica. Distruggendo le raffinerie di petrolio in Libia, i cartaginesi, pur avendo giacimenti di petrolio e metano, andrebbero in crisi energetica e non potrebbero salpare in massa contro la penisola italiana, la quale guadagnerebbe il tempo necessario per organizzare una difesa territoriale della penisola. Ovviamente i gengiscani provvederanno a ricostruire rapidamente le raffinerie di petrolio nell'interno della Libia in un secondo momento. La Libia però, negli propri aeroporti posti nell'interno, ha presenza di Su-35, MiG-29 e di alcuni missili MBRBM Shabab 3. Gli aeroporti militari, quanto le raffinerie della costa intorno a Tripoli, sono protette dal sistema TOR, collegate a numerose batterie SAM, Yazara e 2K12 Cube e numerosi ZSU-23 Shilka e Meshabab 1. Presso Misurata, Sidra, Benghazi sono state dispiegate batterie Bavar 373 e postazioni TOR che pilotano batterie 2K12 Cube e postazioni mobili ZSU-23 Shilka e Meshabab 1. La Marina Militare Italiana avrebbe la capacità di infiltrare dentro il Golfo della Sirte almeno un U-212, ma i battelli italiani sono inutili, non hanno la capacità di lanciare missili da crociera. La Marina Militare Italiana potrebbe inviare una squadra di FREM, tuttavia le fregate lanciamissili sono militarmente inutili. I missili Aster 15 e 30 non potrebbero colpire le raffinerie di petrolio libiche nell'interno. Inoltre le FREM potrebbero forse ingaggiare le strutture di Tripoli, ma sarebbero a forte rischio, essendo nel raggio dei missili MBRBM Shabab 3. Si stima che un attacco navale di superficie con FREM implicherebbe la perdita del 50% della squadra navale oggetto di attacco con Shabab 3. L'aviazione militare italiana propone quindi una missione coordinata con la Marina Militare Italiana, 2F-35A e 2F-A Tifone, 4 velivoli equipaggiati ciascuno con un missile Storm Shadow. 2F-A Tifone si porteranno in posizione di lancio su Tripoli e lanceranno i propri due Storm Shadow, i missili da crociera aviolanciati con circa 1000 km di gittata massima dovrebbero raggiungere l'obiettivo avendo una bassa traccia radar. Un sottomarino U-212 italiano si infiltrerà nel Golfo della Sirte come eventuale mezzo di soccorso per i piloti F-35 in rientro dalla loro missione. Due F-35 armati con uno SCALP ciascuno, conservatori supplementari e missili aria-aria a guida radar in infrarossa, sostenuti da rifornimenti in volo, inizieranno un attacco verso il Golfo della Sirte con una penetrazione a bassa quota per raggiungere il proprio punto di lancio per permettere ai due missili SCALP di procedere contro le raffinerie libiche poste nell'interno. La missione ha parzialmente successo, i missili SCALP raggiungono infatti i propri obiettivi, ma i danni prodotti sono limitati in quanto i missili sono dotati soltanto di testate convenzionali.
Mentre gli F-35 rientrano, sono però raggiunti e intercettati da due Su-35 e due MiG-29. I due F-35 italiani combattono ma sono abbattuti. Però, diciamo, si difendono abbattendo i due MiG-29, mentre tornano illesi nelle basi libiche i due Su-35. Solo un pilota italiano è recuperato fortunosamente dall'U-212 della Marina Militare, che si era intrufolato furtivamente nel Golfo della Sirte. Dopo due giorni, la città di Palermo e di Cagliari sono colpite all'improvviso, in pieno giorno, da due missili Shabab 3 con testata chimica. Le perdite della popolazione italiana sono pesanti, ammontano al 20% delle due città, circa 162.000 morti, il 20% di 154.000 più 658.000 italiani. Le condizioni meteo purtroppo erano sfavorevoli per gli italiani, una grossa sacca ad alta pressione era stagnante sul Mediterraneo e ha interdetto la presenza di venti che invece avrebbero potuto allontanare la mortale nuvola di gas nervino verso il mare. Le raffinerie libiche nella Cirenaica torneranno in funzione dopo 15-20 giorni di operosi lavori con l'aiuto dei tecnici Gengis Khan. Come nella Seconda Guerra Mondiale, anche in questo caso l'Italia è incapace di proiettare potere militare sulla costa del Mediterraneo del Sud. I cattocomunisti imploreranno la pace e il cessate il fuoco, accettando le condizioni cartaginesi imposte all'Italia, che i subsahariani chiedono solo di emigrare in Europa. L'Italia firma un trattato di pace in cui, per esigenze energetiche e di incapacità militare italiana nel difendere i propri interessi, la penisola italica diventa succube di Cartago. Si riapre l'uso del Green Stream, che era stato sequestrato da Cartago. Però nella penisola italiana si deve sorbire ogni anno un diritto di migrazione di 96 milioni di immigrati all'anno. L'Europa disconosce la politica canaglia della penisola italica. Da tempo Schengen era stato abolito sul confine italiano. Le truppe militari europee di terra, di aria, di mare iniziano ad ammassarsi sui confini italiani ed in Corsica, nei paesi ex Jugoslavia, per respingere i 96 milioni di immigrati clandestini che stanno risalendo in modo più o meno violento la penisola italica, i governi italici vorrebbero spacciare agli europei come profughi climatici. Non ho citato in questa storia distopica il problema finanziario dell'Italia con il suo immane debito pubblico, che in un contesto di crisi evidentemente i suoi titoli finirebbero rapidamente a livello del cartastraccia, perché ho supposto che l'Italia abbia già fatto un default in un tempo precedente. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!